Buonasera dal TG2. In apertura andiamo subito negli Stati Uniti, dove sarebbe stato raggiunto l'accordo per una sospensione dello shutdown e la contemporanea prosecuzione dei negoziati per il muro con il Messico. Intanto l'FBI ha arrestato e poi rilasciato su cauzione un ex collaboratore di Trump. Di tutto ci parla il corrispondente Oliviero Bergamini. Un provvedimento che rifinanzia per 3 settimane l'attività del governo centrale senza stanziamenti per barriere fisiche sulla frontiera con il Messico. Secondo i media americani, questo è un contenuto dell'accordo che dopo 35 giorni pone fine allo shutdown, la chiusura di un quarto degli uffici federali. Compromesso raggiunto con i democratici, dunque, per una riapertura temporanea dopo il lungo stallo della legge di bilancio per il braccio di ferro tra la Casa Bianca, che chiedeva i fondi per costruire il muro con il Messico, e i democratici che li rifiutavano. La questione del muro resta aperta, ma 800.000 dipendenti federali tornano a ricevere uno stipendio. Intanto sul fronte Russiagate, arrestato a Lamba in Florida, Roger Stone, da anni collaboratore di Trump. Falsa testimonianza, manipolazione di testimoni. Nel 2016, recita un'ordinanza, antifunzionari della campagna elettorale di Trump chiesero a Stone di contattare WikiLeaks per sapere di email compromettenti per la Clinton rubate da hacker russi e non ancora rese pubbliche. Accuse false, non testimonierò contro Trump, ribatte Stone, e davanti al tribunale saluta con un gesto che ricorda Richard Nixon, presidente di cui ha un tatuaggio sulla schiena. L'esperimento del governo italiano